Siamo con Simone Del Greco, presidente dell'associazione Senza Tempo e Deus Ex Machina di questa seconda edizione di Filetto Rinascimentale. Siamo arrivati alla penultima giornata, un bilancio si può cominciare a fare? Dunque, il bilancio innanzitutto va valutata la qualità di ciò che abbiamo messo in campo, per cui questo ha portato un grande successo dal punto di vista della risposta del pubblico, del fatto che abbiamo avuto tantissimi visitatori, del fatto che abbiamo tanti artisti dispiegati e molto vari, dalle conferenze fino ad arrivare a spettacoli di strada, intrattenimento appunto itinerante e determinate zone invece per saltimbanchi, lanci di coltelli, spettacoli di fuoco, e questa sera avremo gli Invino Veritas che suoneranno. Questa è un'avventura che è partita circa 2 anni fa, dove abbiamo ormai una ventina di elementi tra maschi e femmine, in abiti sia civili che militari, sia nobiliari che appunto di più basso rango. E cerchiamo di ricostruire tutto dal punto di vista filologico. Abbiamo addirittura uno dei nostri che cuce da solo gli elementi per il gruppo, seguendo precisamente gli abiti dell'epoca. Per cui un'avventura bellissima che ci ha portato a lavorare qua tutti assieme, e il nostro accampamento diventa anche zona di conferenze, diventa lo scenario anche per quello che sono gli spettacoli teatrali. E adesso, appena finito Filetto, partiremo per l'Ungheria con i nostri amici gemellati a fare un evento storico da loro a Fuser, nel castello ungherese. Alla seconda edizione di Filetto Rinascimentale anche moltissimi gruppi che provengono da altre regioni d'Italia. Qui con noi questa sera abbiamo i Diavoli Rossi, artisti di strada, che arrivano direttamente da Chieti in Abruzzo. Noi siamo una compagnia che è formata dalla mia famiglia, come potete vedere c'è mia sorella, mia madre e mio padre, sono io che sono loro figlio, e ci muoviamo per tutte le rievocazioni in Italia, quindi da base partiamo da un paesino vicino a Chieti, poi ci spostiamo in tutta Italia appunto per esibirci con quello che è la nostra arte, che poi fa parte di un'arte tramandata da generazioni, perché veniamo da famiglie antichissime di circensi e noi abbiamo un po' riadattato quelle che sono le esibizioni per le rievocazioni storiche in tutta Italia, come dicevo. E quindi chi assiste ai vostri spettacoli che cosa vede? Beh, c'è esibizione di acrobatica, di equilibrismo, poi come potete vedere c'è lanciatore di coltelli, quindi esibizioni anche che mettono un po' di brivido, lasciano un po' di brivido nel pubblico che ci vede. Devo dire che è uno spettacolo che piace molto, molto, che ha un benissimo, diciamo, seguito da parte di quello che è il pubblico poi.